mio proprio. Bene, bene. Cavaliere, Bastianotto, prego. Io mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione un piccolo gioiello. Marina! Chi? Dove sta? Quale Marina? Ma che è successo? Ha detto Marina! Voi che Marina dite? Ma voi che Marina ne trovate? Scusate, cavaliere, Marina Verde è il titolo dell'opera. Ah, quello, no, non mi interessa. Me lo porto, voi fuori caso. Maestro, ascoltatemi attentamente. Sì. Il cavaliere Esposito qua presente, lo vedete in carne e ossa? Lo vedo. Ebbene, ricordate, non ha figli. Non ha mai potuto avere figli, quindi figli, niente, senza figli. Ah, proprio il cavaliere con i figli. Niente. Ma come non porta a me, Bastianotto, scusate. Ma scusate, maestro, mi si fa aprire il quadro della maternità. Ah, no, va bene. Ecco qua, guardate. Per me i quadri sono come i figli. Più bello, più brutto, io voglio bene lo stesso a tutti i quadri. Guardate questo, che cosa è lontano. Vesuvio sul prato. Una novità? No. Non mi piace. Ah, questo qua, Faccia tricolore. Oddio, no. Ah, questo per la stanza da letto è l'ideale. Cimitero sereno. No. Peggio di prima, no. No. Ah, devi tutti grandi per il risorgimento con le barbe. Aspettate. Ma un momento, signori. Chi è? Cosa scorgono le mie pupille? Cavaliere, guardate. Che capolavoro. Oh. Ma è davvero straordinario. È meraviglioso. Gesù, ma allora io vedo. Ma avete visto bene? I colori vibrano, danzano, ballano, che armonia misteriosa! Gesù, ma come ha fatto, Guglielmo? Bello, basta, non voglio vedere altro, ho trovato. Compro questo. Questo qua? Sì. È una parola, cavaliere. Perché? E purtroppo, signori, quest'opera eccezionale, scusate, cavaliere, la zazazà, quest'opera eccezionale che ho fatto è già venduta. Venduta? Vuol fare il ricatto? Ah, no, eh. No, maestro, io a quest'opera non ci rinuncio. No, cavaliere, l'ho venduta bene. Ah, ma la venderete meglio. Sparate la cintura. Venduta uno di Avellino. Avellino? Avete detto Avellino? Ha detto Avellino. Avete detto Avellino? Veramente provincia di Avellino? No! Provincia di Avellino? Lusco! Oh! Ma che smaio! Stavamo conversando così simpaticamente, amichevolmente, per venire pure con delle cose che non ci azzeccano proprio. Viviamo a Napoli, che c'è da Avellino? Dite, ma voi nel vostro discorso che c'è da Avellino? Perché avete detto Avellino? Non ci dite Avellino! Ma che succede a Avellino? C'è poco da fare, cavaliere, gli acquirenti del quadro sono vostri avversari politici che vogliono buttare fango sul vostro nome. Voi dite? Senz'altro! Bello! Sino chissà cattava che la schifezzola. Pazza. Come lo vedo io. Dunque, maestro, noi abbiamo fatto le nostre considerazioni. Indovino, Bastianotto, cavaliere, voi volete Marina! Marina! Avete detto Marina? No! Mannaggia Marina, ci dico più Marina! Basta! Vi prego, concludiamo. Dite una cifra, cosa volete? Ma talmente che vi interessa questa pizza? Cazzo fai? Se mi interessa, sì, mi interessa. E voi lo sapete? Ma io non sto capendo. Quanto? Io volessi capire, cavale, scusatemi per un momento. Che non si capisce quale sotto e quale in gol? Quanto? Ma quando faccio la cusita? Avanti, dite. No, cavaliere, guardate, neanche per tutto l'oro del mondo vengo meno a quelle che sono... 15? No. 20? Non vengo meno. 30 milioni! Vengo meno! Meno male. Allora lo possiamo incantare? Ma se no vengo meno io! Non ti la capo! Cavaliere, scusate, ma quanto avete detto? Ho detto 30! No! 30 l'ho capito benissimo! Allora? La parola dopo 30 non l'ho capito! Quale parola? Chiami, cavaliere, se non fai una cosa! Chiami! La parola dopo 30 finiva in illa... o i nomi! Maestro, mi sembrava mai possibile 30.000 lire per questo... capolavoro qua! Ho detto 30! Ma 30 che cosa? 30 milioni! Non è possibile! Non può essere! Perché non vorrete avere nemmeno la parola che avete dato? No, non si può! Va bene! 50 milioni! 50... Oddio, è già!